Allora, gli stoici, seconda puntata, felicità è virtù e impassibilità, più impassibilità. Dunque, siamo al piatto forte degli stoici, cioè l'etica. Vi avevo detto che la fisica serve soltanto, appunto, soprattutto a fondare l'etica. Infatti, principio di partenza più generale dell'etica, cioè della scienza del conseguimento della felicità degli stoici, è quello che gli stoici chiamano, appropriazione, che si può anche tradurre adeguamento, adattamento. A che cosa? Naturalmente al grande pneuma logos, alla natura, che il grande pneuma logos che innerva tutta la natura, che è presente in tutta la natura, che è tutta la natura. Quindi alle leggi naturali. Le leggi naturali sono razionali, tutto ciò che è naturale è razionale, perché è tutto pieno, impregnato, guidato, governato dal pneuma logos. Quindi appropriazione vuol dire, appunto, rendersi appropriati al pneuma logos, appropriarsi del pneuma logos, cioè farlo proprio, cioè seguirlo a livello individuale, no? Significa seguire la propria natura individuale, a seconda della specie, a seconda degli individui. Il grande logos si traduce in un piccolo logos individuale, e dunque dobbiamo appropriarci anche del nostro specifico pneuma logos di uomini, di specie umana, ma allo stesso modo in cui uno scoiattolo si appropria dello specifico pneuma logos di uno scoiattolo. E questa, diciamo, questo adeguamento, questo adattamento è da un lato passivo, ma dall'altro poi è anche attivo, nel senso che vuol dire, per esempio, che io devo ambientarmi, cioè devo adeguarmi all'ambiente naturale in cui vivo, ma al tempo stesso, nel momento in cui mi ambiento, mi adeguo, quindi rispetto le leggi naturali, rispetto il grande pneuma logos, posso comunque essere attivo, cioè a mia volta adeguare l'ambiente alle mie necessità, ai miei bisogni. E in questo senso la legge dell'appropriazione si traduce in una tendenza di tutti gli essenti a conservarsi, ad autoconservarsi nel miglior modo possibile, e anche a potenziarsi al massimo possibile, cioè nel realizzare pienamente, al massimo possibile, la propria natura. La propria natura dovuta, voluta e dovuta dal pneuma logos. Ci siamo? Questo in generale. Tuttavia c'è una differenza fondamentale tra gli animali e gli uomini, tra tutte le specie animali e la specie naturale umana, che è naturale in un certo senso, è animale, ma si differenzia. Perché? Perché la grande legge del pneuma logos, la grande legge del pneuma, negli animali si realizza attraverso il loro istinto, anzi attraverso i loro diversi istinti. Come sapete, per esempio, una tartarughina appena rompe il guscio si dirige, salvo qualche eccezione, si dirige verso il mare, non lo sa, per istinto si dirige verso il mare. La legge del pneuma fa sì che appunto
si trovi subito l'orientamento, quello naturalmente, che quell'orientamento che le rende possibile sopravvivere. Perché se invece va dalla parte opposta rispetto a dove c'è il mare, chiaramente muore in breve tempo. Bene, questo per gli animali. L'uomo ha la particolarità di essere dotato di una coscienza razionale. Gli altri animali seguono la legge naturale obbedendo all'istinto, istintivamente, quindi senza esserne consapevoli, senza averne nessuna consapevolezza, quindi partecipando ma in modo meccanico. Invece gli uomini hanno la capacità di essere consapevoli, di diventare consapevoli del logos pneuma, di prenderne coscienza, di acquisirne sempre di più la conoscenza. E dunque, gli uomini possono e devono comportarsi in modo adeguato al pneuma attraverso la sua conoscenza razionale, appunto, in modo consapevole, in modo cosciente e quindi intenzionale, volontario, decisamente più attivo nel momento in cui ne sono consapevoli, no, possono partecipare alla sua realizzazione in modo decisamente più attivo. Quindi l'appropriazione, il principio dell'appropriazione negli animali si basa sull'istinto, negli uomini si basa sulla ragione, sulla razionalità, sulla coscienza, sull'intenzionalità, sulla volontà attiva, sulla scelta attiva. Ok, a questo punto mi vedi? Marina, mi vedi? Sì. Mi vedi, mi senti? Tutto a posto? Sì. Ok. Però insomma sei un po' una nostra santa in paradiso che ci veglia dall'alto. A questo punto gli stoici, per quanto riguarda appunto il comportamento umano e ovviamente l'etica che l'uomo su questa base deve seguire, innanzitutto utilizzano una un'analogia, meglio, un'allegoria. L'allegoria di un carro, cioè un carro trainato da potenti, molti potenti cavalli, che va per la sua direzione, ha un suo postiglione che fa muovere il carro a suo piacere. Al carro dietro è legato con una fune un cane. Un cane. Il cane ha tre possibilità: o cercare di far andare il carro dove vuole lui, dopo breve muore di infarto, perché la sua forza chiaramente è ridicola nei confronti della forza dei cavalli che trascinano il carro. Può invece lasciarsi andare a peso morto, magari sopravviverà un po' di più, ma alla fine no, si scortica vivo e muore ugualmente. Oppure, terza opzione, ovviamente la migliore, può seguire il carro in modo del tutto volontario, intenzionale, attivo, addirittura può proprio cercare di sintonizzarsi e anche sincronizzarsi sul movimento del carro, cioè cercare di prevedere prima possibile il suo cambio di direzione
E quindi predisporsi, prepararsi al cambio di direzione, dunque poi seguirlo nel modo migliore possibile, che è quello più attivo possibile. Questa allegoria poi è compendiata in una massima assolutamente suprema, una massima che fu coniata da Cleante, dallo stoico antico Cleante, ma che poi fu tradotta e resa famosa dallo stoico invece, tra virgolette, nuovo, romano, latino, Seneca. Quindi il latino, ducunt, la massima recita, ducunt, volentem, fata, nolentem, virgola, nolentem, trahunt, con l'H, trahunt. Cosa? Ducunt, volentem, fata, nolentem, trahunt. Semplicissimo. Fata, no, sta per destino, usato al plurale. Il destino, traduzione letterale, conduce, ma meglio, accompagna, quasi a braccetto. Chi lo vuole? Chi lo asseconda? Chi lo segue? E invece trascina comunque chi gli si oppone, chi lo rifiuta, chi vuole andare da un'altra parte. In altre parole, vi è un inesorabile, necessario corso del mondo, corso della storia, corso della vita, quello appunto stabilito dal pneuma logos perfetto. O lo segui o sei trascinato. Meglio seguirlo, perché se sei trascinato stai peggio. Se lo segui sei virtuoso e hai la felicità. Se ti si opponi, anche ti si opponi, perché comunque ti opponi alla tua vera natura razionale di uomo, se ti opponi a te stesso, ma in questo modo anche al pneuma logos, cadi nel vizio, sei nel vizio e sei infelice e dunque consegui l'infelicità. Allora, adesso veniamo proprio alla, diciamo così, alla ricetta etica più precisa, dettagliata degli stoici. Secondo gli stoici, l'abbiamo già capito, ognuno di noi ha davanti un out, un'alternativa secca. L'etica si gioca su una scelta secca: o sei virtuoso o scegli la strada della virtù o scegli la strada del vizio, o sei, quindi sei vizioso. Cosa significa essere vizioso? Significa che ti comporti basandoti non sulla ragione ma sull'istinto, cioè sulle passioni. Sei un uomo passionale, sei un uomo agito dalle tue passioni. Passione in latino ma anche in greco, è legato al verbo patire, subire. Cosa significa? Significa che l'uomo che agisce istintivamente, che agisce passionalmente, in realtà non agisce, patisce, è passivo, si lascia imporre le proprie azioni dal suo istinto. È schiavo, in altre parole, è schiavo delle sue passioni, è schiavo dei suoi istinti. Ma questo tipo di comportamento coatto, subito, obbligato, questo tipo di comportamento è un comportamento inefficace ai fini del conseguimento della felicità.
cioè anche se magari apparentemente nel breve periodo può sembrare che il vizioso, l'uomo vizioso, sia felice, in realtà nel medio e lungo periodo si dimostra al contrario che il suo comportamento lo porta in modo inesorabile all'infelicità. Quindi, infelicità assicurata. Invece, chi è il virtuoso? Com'è il virtuoso? L'uomo che persegue la virtù è naturalmente invece l'uomo che sceglie i suoi comportamenti in base alla ragione, in base a un calcolo razionale. Un calcolo razionale il cui criterio è il pneuma logos, ma quindi è l'attenta conoscenza scientifica delle leggi del mondo naturale, ma anche del mondo umano, anche della storia. Cioè, conoscendo appunto la realtà naturale, la realtà civile, io posso appunto scegliere razionalmente, calcolare razionalmente qual è il miglior modo di comportarmi, e in questa maniera io, e solo in questa maniera sostengono gli stoici, io agisco liberamente, come lo sta facendo adesso Matteo Iappaglia. Io agisco liberamente, ma lo sta facendo solo per dare un esempio di cosa significa essere viziosi, quindi lo sta facendo per voi. Lui non sarebbe di per sé vizioso, ma per il vostro bene vuole mostrare cosa succede a chi è vizioso. Allora, solo l'uomo in questo senso, l'uomo virtuoso, nel momento in cui usa la ragione, non si fa determinare dagli istinti, dalle passioni, è libero. Lui è veramente libero. E appunto, cosa significa essere liberi quindi in senso profondo? Significa essere impassibili. No, quindi alla fine essere virtuosi significa essere impassibili. Perché impassibili? In che senso impassibili? In greco il termine è apazzeia, col TH, apazzeia, significa appunto non essere vittima della passionalità, delle passioni, no, non rimanere assolutamente impassibili, invulnerabili alle pulsioni, alle passioni. E dunque in cosa consiste però? Come ci si sente secondo gli storici quando si raggiunge, e quanto più si raggiunge, l'impassibilità? Felice. Sì, ma certo si raggiunge. Ci si sente assolutamente sereni, assolutamente lucidi e tranquilli, calmi, la calma però della lucidità, della piena consapevolezza razionale, della conoscenza, che include anche la previsione degli avvenimenti. Quindi nulla ti sorprende perché lo prevedi. E dunque no, niente panico, calmo, tranquillo, rilassato, sereno, ecco la felicità. Questa è la felicità, questa è la ricetta della felicità. Domande? Domande? Bene, tutto chiaro. Ma non è finita, è finita così, è troppo semplice, troppo semplice. Tuttavia ci sono delle scelte che sono del tutto opzionali. Ci sono delle scelte nella vita etica relative all'uso consumo dei beni materiali, relative ad alcuni beni fisici materiali come la salute, la bellezza, la forza, la ricchezza piuttosto che la povertà, la bellezza piuttosto che la bruttezza, la salute piuttosto che la malattia,
secondo gli stoici, cosa succede? Secondo gli stoici, questi beni materiali o queste doti fisiche sono del tutto indifferenti, di per sé sono del tutto indifferenti, cioè non bisogna preoccuparsi se si è brutti di essere belli, ma nemmeno se si è belli eventualmente di essere brutti. Certo, non è molto facile questo che avvenga, ma insomma non si sa mai. Non cambia nulla, cioè, il ragionamento degli stoici, cioè, tu sei brutto, Dio non ce la potrà mai fare. No, non cambia nulla, ci può essere un virtuoso bello tanto quanto un virtuoso brutto, cioè un brutto può essere virtuoso e felice tanto quanto come un bello, un ricco può essere virtuoso e felice ma un povero tanto quanto, anzi ci può anche essere un ricco infelice mentre ci può essere un povero felice perché è virtuoso. Ciò che fa la differenza appunto è la virtù o il vizio, non la ricchezza, non la salute, non la bellezza, non la forza fisica. Quindi gli stoici antichi, il primo stoicismo, lo stoicismo antico, a livello appunto di questi indifferenti, li chiamano questi beni, queste doti, questi beni materiali, queste doti fisiche, li denominano indifferenti proprio per dire che non dobbiamo considerarli come qualcosa di fondamentale, di essenziale. Per essere felici si può essere brutti, poveri, malati, non importa, deboli, si può essere ugualmente felici, perché la strada alla felicità non ha bisogno di questi beni, non ha bisogno di queste doti. Gli stoici di seconda generazione però, cioè quelli della media stoa cosiddetta, dello stoicismo di mezzo, che sono del secondo primo secolo avanti Cristo e che fanno da ponte tra lo stoicismo greco e quello romano, cominciano ad andare a insegnare a Roma. Nel frattempo è avvenuta la conquista romana della Grecia, quindi comincia l'influenza della filosofia greca sulla romanità, sulla civiltà romana. Allora i filosofi stoici medi della media stoa sostengono però che gli indifferenti vanno distinti, alcuni sono preferibili, cioè certo la bellezza non è indispensabile, però comunque è preferibile, la salute non è indispensabile, però comunque è preferibile, almeno una certa agiatezza non è indispensabile, è preferibile. Quindi cominciano ad attenuare il messaggio stoico originario, che era più duro e puro, che era più insomma legato, se vogliamo, aveva qualche legame in più con l'epicureismo, col cinismo, con l'austerità, no, delle altre due scuole etiche contemporanee in realtà. Allora, quindi distinguono gli indifferenti in indifferenti convenienti, e naturalmente i convenienti sono la bellezza, la salute, la forza, la ricchezza, e invece gli indifferenti sconvenienti, meglio evitarli, se si può meglio evitarli, la bruttezza, la malattia, la debolezza, la povertà, la miseria, meglio evitarli. La terza generazione degli stoici, invece nuovi, la nuova stoa, tutti romani, tutti latini, primo, secondo secolo dopo Cristo, vi avevo già citato Seneca, poi l'ex schiavo liberto Epitteto, l'imperatore Marco Aurelio, questi sono i più famosi, no? Quindi un ex schiavo e un imperatore, e un senatore saggio, ma pur sempre un grande aristocratico super ricco come Seneca. No, vi ricordate Seneca? Non l'avete ancora studiato, no? Però in storia fu precettore di Nerone e poi fu fatto
Nerone lo costrinse a suicidarsi, a uccidersi, altrimenti lo avrebbe torturato e ammazzato lui, fatto torturare e ammazzare lui. Comunque, allora, gli stoici romani in particolare aggiungono e sottolineano nella lista degli indifferenti convenienti quelli che poi prendono il nome di doveri, cioè comportamenti convenienti diventano comportamenti doverosi, doveri individuali, doveri sociali, politici, quindi essere un bravo figlio oppure un bravo padre, ma anche e soprattutto essere un bravo soldato, cittadino romano voleva dire innanzitutto essere un soldato, onorare tutte le feste della Repubblica Romana, religiose, civili, che erano insieme civili e religiose, quindi comunque anche onorare gli dèi, sicuramente anche onorare gli dèi secondo i riti ufficiali dello Stato romano, mettere su famiglia, procreare, educare i figli a loro volta a diventare dei bones cives, dei bravi cittadini romani. Quindi in questa maniera in particolare già un po' questa, diciamo così, questa versione degli indifferenti era già stata introdotta dagli stoici del periodo medio, ma adesso viene proprio rafforzata e acquista un ruolo di primo piano. E quindi l'etica, in questo senso, l'etica della virtù, l'etica dell'impassibilità come vie per la felicità, come mezzi per la felicità, diventa un'etica del dovere. Si raggiunge la felicità ottemperando a tutti i propri doveri umani e civili. Capirete, credo, che in questa maniera 40 abbiamo detto? In questa maniera l'etica stoica ebbe molto successo nella classe dirigente romana, quella che naturalmente trovò più udienza, più accoglimento. Bene, allora adesso cerchiamo di rifinire il discorso. Innanzitutto abbiamo parlato di virtù, di comportamento virtuoso. Quali sono poi le virtù? Naturalmente le virtù sono quelle socratiche, sono quelle tradizionali, per cui poi possono anche diventare doveri, no? Quindi l'essere giusti, l'essere onesti, l'essere sinceri, l'essere coraggiosi, l'essere religiosi, okay. Ma a differenza di Socrate e anche degli altri etici contemporanei, gli stoici considerano la compassione un vizio e invece l'indifferenza nei confronti di chi sta male una virtù. Perché? Perché chi sta male è un vizioso, se l'hai voluta, se l'hai cercata, per non stare male, per non essere infelici, l'unica possibilità è che chi è infelice si dia da fare. La felicità e infelicità di qualcuno non dipende dagli altri, dipende da se stessi, e quindi non puoi fare nulla. La compassione è un vizio, non serve a niente. Lo stesso l'umiltà per gli stoici è un vizio. Bisogna invece essere orgogliosi, naturalmente orgogliosi a ragion veduta, orgogliosi del proprio cammino virtuoso, delle conquiste a livello appunto di massimizzazione della virtù e quindi della felicità. L'amore è un vizio, l'amicizia è una virtù.
naturalmente l'amore è inteso come amore passionale, amore che induce dipendenza e quindi ti schiavizza. L'amicizia vuol dire una relazione invece senza dipendenza reciproca, nella piena libertà, con un certo affetto, ma appunto un affetto contenuto, un affetto ragionevole, nulla a che vedere appunto con Romeo e Giulietta, insomma, per intenderci, né con l'uno né con l'altro. Appunto, infatti, se avessero conosciuto Shakespeare, gli storici avrebbero potuto dire: vedete come va a finire con l'amore? Quello è vizio, è vizio. Bene. Quando, seguendo, così chiarito, no, in che cosa consistono le virtù, seguendo appunto la strada della virtù, secondo gli stoici, il saggio, cioè l'uomo veramente pienamente virtuoso, non ha bisogno di nessun premio ulteriore, né terreno, ma tantomeno ultraterreno, perché la virtù è il premio di se stessa, perché la virtù infonde felicità, e quindi quello è il paradiso, tra virgolette, il paradiso terrestre e solo terrestre è quello. Non c'è bisogno di un premio, cioè per comportarsi virtuosamente. Non c'è bisogno di aspettarsi un premio o nell'aldilà, o di temere un castigo nell'aldilà, perché il premio della virtù è la virtù stessa, perché la virtù rende felici. Così come il vizioso non deve temere una punizione ultraterrena, la punizione ce l'ha sulla terra. Il vizio è la punizione di se stesso. Il vizio si autopunisce perché appunto produce infelicità, quindi sofferenza, quindi castigo, un castigo del tutto terreno. Addirittura gli stoici giungono a sostenere che l'uomo saggio, quindi proprio il virtuoso al massimo grado, raggiunge lo stesso livello di felicità degli dèi, perché la felicità è qualcosa di finito. Quindi l'uomo saggio, che è dotato di razionalità come gli dèi, può raggiungere la felicità degli dèi. E quindi la massima, piena, una condizione divina. E dunque deve sprezzare, per non dire disprezzare, chi invece giace nel vizio. Non deve avere nessuna, appunto, nessuna compassione, colpa loro. L'unica cosa che il saggio può e deve fare è implicita, il suo esempio. Badando a se stesso, diventando virtuoso, dà un esempio di felicità. Quindi chi vuole lo segue, chi non vuole peggio per lui, è colpa sua. Quindi da un lato nello stoicismo c'è questo elemento di elitarismo. Non sapete cosa vuol dire, da elite. Cioè gli stoici si sentono un'elite, pensano che solo pochi possono arrivare, e quindi quei pochi devono proprio distaccarsi dai molti, dalla folla, dalla maggioranza che invece si dà al vizio e che quindi vive in una condizione di infelicità. No, non bisogna compatirli, bisogna disprezzarli. Però, eppure, gli stoici sono i primi che in modo del tutto esplicito, enfatico, sostengono che tutti gli uomini sono uguali, che non ci sono differenze di sesso, di razza, di nessun genere. Siamo tutti uguali perché tutti abbiamo la ragione, tutti abbiamo la stessa natura razionale. La differenza è chi la sviluppa e chi non la sviluppa, chi la realizza e chi non la realizza, chi la realizza di più, chi la realizza di meno. Ma quindi tutti, anche appunto, ci può essere uno schiavo virtuoso e un nobile che invece è un vizioso. E addirittura, e qui finisco, la natura umana è talmente identica, no, in tutti gli uomini, che vi è una tendenza storica, secondo gli storici, concludo subito, all'unificazione di tutta l'umanità in un'unica civiltà, in un unico stato.
la storia ci porta a uno stato mondiale, e per questo gli stoici si proclamavano cosmopoliti, cioè non solo cittadini del mondo, ma addirittura cittadini del cosmo, perché si consideravano alla pari con gli dèi. Quindi gli dèi abitano il cosmo, dunque loro si consideravano appunto cittadini del cosmo alla pari degli dèi. Se volete diventare alla pari degli dèi, non c'è bisogno. No,